La verità è che per andare bene al liceo non devi studiare i giorni prima dell'interrogazione o del compito in classe. Se vogliamo parlare di metodo di studio efficace, superiori e università sono molto diverse. Pensa come cambierebbero le tue giornate e la tua vita in generale se tu riuscissi a avere il massimo risultato minimo mezzo. Quindi se senza sforzo tu riuscissi a studiare in poco tempo, a ricordare tutto, senza rotture di scatole anche da parte dei tuoi genitori che ti spingono a studiare di più, che ti contano quanto tempo stai sui libri e in base a quello decidono che hai studiato o meno. Insomma, se riuscissi a sbrigarti, essere efficiente e raggiungere questo risultato di passare da un anno in altro senza portarti le materie, senza farti bocciare, come alcuni fanno, perché è vero, ci sono dei ragazzi e delle ragazze che studiano effettivamente tanto, tantissime ore, ne parleremo dopo, e ci sono degli altri che però sembrano avere un segreto: anche se non studiano più di tanto, riescono comunque a avere dei voti sufficienti, a volte anche buoni. Allora, lo vogliamo questo metodo di studio senza sforzo per il liceo? Quando si parla di metodo di studio efficiente per le superiori, troviamo due scuole di pensiero. La prima dice che bisogna studiare alcuni giorni prima, organizzarsi il lavoro alcuni giorni prima per arrivare pronti, poi non affogati all'interrogazione. Altri dicono: no, io ce la faccio benissimo studiando tutto il giorno prima, magari mi alzo la mattina del compito dell'interrogazione, ripasso un po' e vado bene. In realtà nessuno dei due ha completamente ragione. Vediamo che ci sono quelli che studiano all'ultimo, che in effetti, se vedi, vanno un po' affogati al giorno prima, cioè si trovano con un accumulo di 20-30 pagine da studiare, più magari altri compiti, altri esercizi da fare, e si terrorizzano all'idea di non farcela. È certo che si siedono davanti al libro col male di vivere e diventa veramente un'agonia, che poi diventa un impantanamento, perché ci impantaniamo alla prima cosa che non capiamo bene, perché il pensiero ci dice: mamma mia, io devo studiare queste 30 pagine e non ce la faccio, mi sono impantanato sulla seconda, e il tempo corre, le ore passano, e quindi alla fine diventa un gioco al massacro. Un altro gruppo di studenti parla invece di stare attento a lezione, stare attento alle interrogazioni, prendere un sacco di appunti scrivendo quintalate di roba, e anche qui bisogna fare una programmazione ossessiva, veramente un eccesso in cui sto attento a lezione tutte le ore, sempre con l'attenzione a mille, prendo gli appunti, vado a casa, me li riorganizzo, mi faccio gli schemi, mi programmo anche le pagine da studiare durante i giorni precedenti l'interrogazione. Capisci che questa non è vita. Oppure fare un sacco di domande ai professori, che poi in realtà molto spesso tutte queste domande non le accettano, non le apprezzano. Alcuni professori durante la spiegazione dicono delle cose e poi all'interrogazione ne chiedono delle altre. Non ci può aiutare nemmeno vedere l'interrogazione di qualcuno prima di noi, perché capita che siamo noi i primi a essere interrogati su quell'argomento. La cosa più stupefacente che ti dico è di non studiare giorno per giorno, ma di studiare all'ultimo, il giorno prima dell'interrogazione del compito in classe. Perché? Perché quello è il momento in cui siamo sicuri che il giorno dopo ricorderemo di più, perché non è giusto occuparci tutta una settimana a studiare delle pagine di argomenti che non ci serviranno mai nella vita. Non è come all'università, in cui cercheremo di studiare degli argomenti che ci piacciono e che ci serviranno, come dico sempre, per il futuro lavoro. In questo caso le cose che studiamo a scuola non le useremo mai, quindi l'obiettivo principale è molto diverso dall'università. In questo caso è sfangarla e superare quel compito in classe, quell'interrogazione. E a questo punto facciamo molta attenzione al procedimento da seguire quando stiamo studiando il giorno prima, massimo due giorni prima dell'interrogazione del compito in classe, perché qui intervengono tanti metodi. Si parla spesso di fare gli schemi, fare le mappe o usare le parole chiave, che per quanto mi riguarda sono tutti metodi non molto funzionali. Schemi e mappe richiedono tantissimo tempo, certo ripetere alla nausea ne richiede ancora di più, non ti ricordi niente alla fine. Molti parlano di parole chiave, però ne parlano impropriamente, e quindi dobbiamo trovare un modo per eliminare anche quelle. Allora prova a fare così. Prova a leggere il libro, appena hai letto qualcosa di interessante tiri su gli occhi dal libro e inizi a spiegarla a te,
ad alta voce sarebbe meglio, lo insegno moltissimo nelle lezioni base del corso gratuito sul sito memovia.it, è un procedimento che garantisce l'elaborazione e quindi il ricordo. Non sottolineare le parole chiave, al limite puoi mettere una piccola linea verticale al lato nella zona del libro dove hai trovato qualcosa di importante. Perché ti dico di non sottolineare le parole chiave? Perché le parole chiave, le frasi chiave, quello che vuoi, spingono l'occhio a cadere sul libro, a ricercare quella parola chiave per continuare ad andare avanti. Il nostro obiettivo è, visto che abbiamo tempi ristretti, eliminare tutti i procedimenti che ci richiedono molto tempo, come abbiamo detto, mappe, schemi, eccetera, studiare direttamente sul libro senza fare per esempio dei riassunti, ma anche senza sottolineare, cioè sforzando il nostro cervello nel mantenere dentro le cose che ha appena letto sul libro. Evidenziamo bene anche questo, sottolineare una parola chiave nel libro, una frase chiave, ci porta a sperare che poi quella parolina o quella frase tirino fuori tutte le informazioni che ci serve ricordare. Ma anche se noi sottolineiamo quella parola, non stiamo sottolineando la parola lavagna, la parola orologio, e quindi sappiamo esattamente di cosa parliamo. L'orologio è uno strumento che si attacca al muro e che segna le ore. Sì, ho capito, ma noi non parliamo di orologi, parliamo di cose molto più complesse che non conosciamo, quindi la parola chiave può funzionare quando noi sottolineiamo una parola e quindi che fa riferimento a un concetto che già conosciamo. Allora sì, sottolineiamo orologio e a quel punto ci esce fuori la descrizione dell'orologio, che non abbiamo bisogno di leggerla, ma è molto diversa da sottolineare Serse sul libro. Se sottolineiamo Serse non ci viene in mente un granché, ci può venire in mente il nome di Serse, ci può venire in mente il film, ma non ci viene fuori tutta la storia delle guerre persiane. Quindi prova a non sottolineare, prova a mettere solo una linea al lato e a cercare di ricordare, di tenere dentro quelle cose che ci sono in quella parte del libro, senza sottolineare niente. All'inizio ti preannuncio che è un pochino più lento, però è vero anche che rispetto alle parole chiave ti ricordi tutto, rispetto ai riassunti e agli schemi non può essere più lento, è molto più veloce e comunque è un metodo più intelligente, ti garantisce di ricordarti il doppio rispetto a quello che ricordavi prima. Ti senti anche un figo perché effettivamente hai fatto la scelta giusta, che è quella di leggere, capire e spiegare tutto quello che incontri nel libro. Certo, quello che ti sto dicendo sembra quasi che sia una cosa vietata da dire, in realtà richiede solo due cose: un po' di audacia, eliminare dei metodi di studio o delle pratiche completamente sbagliate e usare i metodi di studio giusti. Audacia perché bisogna avere anche un po' il coraggio di evitare cicli di studio, programmi di studio rigidi, perché la testa funziona molto meglio se è libera. Audacia infine perché alcuni ti diranno di studiare con gli altri, di cercare dei compagni di studio, di simulare le interrogazioni o di provare a spiegare agli altri, che sono anche in questo caso possono essere delle enormi perdite di tempo, perché i tempi di studio dell'uno e dell'altro sono molto differenti e alcuni si adagiano molto sul lavoro che fanno gli altri. Insomma, alcuni non hanno voglia di studiare, altri ce l'hanno un po' di più, poi ti ritrovi a dover spiegare e rispiegare e trispiegare cose a tuoi compagni di classe che sono completamente disattenti, che non gliene frega niente o che stanno aspettando di farsela spiegare da te come se fossi uno che fa le ripetizioni. Parentesi, stessa cosa se decidiamo di studiare con qualcuno, ci ritroviamo che quella persona che ha capito, magari appassionata alla materia per quanto sia raro, ci spiega le cose, noi non capiamo niente, alla fine la persona si scoccia perché ha anche i suoi tempi e noi rimaniamo senza aver capito, oppure che abbiamo capito quell'argomento però non siamo in grado di elaborare i successivi. Se hai bisogno di altre informazioni su come procedere sui tuoi libri, faremo degli esempi, scrivimelo qui sotto nei commenti. Ti ringrazio per aver guardato finora, sono contento se il video ti è piaciuto e se vuoi aiutarmi a continuare a fare questi video gratuitamente, iscriviti al canale, così sarai tra i primi a ricevere l'aggiornamento immediato ogni volta che i nuovi video vengono pubblicati sul canale. Ciao, al prossimo video!